Venivamo da diversi, da qualche risultato utile, anche se erano solo tre pareggi, però ottenuti con squadre comunque importanti, contro anche con un po' di sfortuna, con un po' di episodi che non ci giravano a favore, ma anche domenica penso un gol irregolare ha segnato a Matera, così come era regolare il gol di Mastrovito col Brindisi, ci tengo a sottolinearlo perché poi sono purtroppo, si va a rivedere sempre dopo. Però ci sono troppi errori in questo momento arbitrali a cui bisogna far fronte anche in un momento di difficoltà, magari di qualche calciatore che non è disponibile. Quindi voglio rimarcare ancora di più la forza della squadra che ci ha creduto fino alla fine, grazie poi anche a quella che è stata la grande iniziativa di Lanos, cosa che era già successa altre volte, però non era andata a buon fine perché comunque sia i nostri centrali. Come dico sempre, sono dei centrocampisti aggiunti e lo hanno dimostrato anche domenica scorsa. Forse gli manca anche qualcosa, perché se vado a vedere le partite precedenti, anche Augustin ha avuto altre due o tre palle sul calcio piazzato, anche su azione, quindi anche Roberto, però noi mi sembra abbiano segnato in otto già, quindi dimostrazione che arrivano un po' tutti e dobbiamo fare questo, di questa la nostra. Una nostra prerogativa perché dobbiamo cercare di attaccare tutti insieme, come dico sempre, e difendere tutti insieme. Ma è una squadra che può fare gol in tanti modi, ritengo che abbia una squadra forte in tutti i reparti, dalla difesa con Lanzolle e Allegrini, che sono due calciatori, insomma, di grande Allegrini che viene dal Cerignola, Lanzolla che ha fatto 2 anni a Nardola, ha vinto la finale playoff, quindi e poi davanti, quando schieri davanti Sosa, Taurino, Pinto, Jonai, che comunque è squalificato, dimostra sicuramente di avere un reparto d'attacco importante. Secondo me Sosa rimane forse l'attaccante più forte della categoria, per quello che ho visto, l'ho visto sia in Coppa, sia nei video, ma anche ad Altamura, insomma, ne sappiamo, lo conosciamo benissimo, ritengo sia un giocatore completo. Giocatore che sa giocare palla a terra, sa giocare sulle palle alte, è bravo tecnicamente, veramente uno degli attaccanti più completi degli ultimi anni. È probabilmente un attaccante che merita anche la Lega Pro, però Francavilla ha avuto la fortuna di prenderlo e sta sfruttando al massimo queste capacità, però ora dilungarmi su un singolo vedendo quella che è la società, quella che è l'organizzazione, una società con uno stadio importante, sicuramente viene dalla Lega Pro, vuole subito ritornare in questa categoria, sicuramente se la giocherà fino alla fine, però di fronte ci siamo noi, di fronte c'è una squadra di ragazzi che non è seconda a nessuno, secondo me, lo continuo a dire, come ne siamo convinti io e il presidente, quindi noi dobbiamo essere squadra, se siamo squadra abbiamo dimostrato che ce la giochiamo con tutti, poi magari l'episodio ti può andare contro una volta, due volte, ma alla lunga, come poi dimostrano gli ultimi risultati, alla lunga il buon gioco, un'idea, l'idea, la cattiveria con cui la squadra si è espressa nelle ultime gare ha permesso anche di portare a casa i 3 punti. Ci vogliamo giocare tutto davanti al nostro pubblico, siamo contenti per aver riportato quell'entusiasmo che veniva spesso, è stato spesso in casa purtroppo. Ci è mancato il gol, ci è mancata quella giocata, ci è mancato quel qualcosa che fuori casa abbiamo avuto. Ora vogliamo averlo anche in casa per dare un definitivo colpo a quello che è l'entusiasmo di questa città e di questi tifosi di cui noi abbiamo bisogno. Io la conosco molto bene e quindi i ragazzi hanno bisogno veramente di una spinta del Tursi che ci permetta di tornare alla vittoria anche in casa. Ho mostrato anche grande maturità, sa che è un anno di ripartenza, come diceva il direttore. Noi però siamo sempre ambiziosi, vogliamo vincere tutte le partite, anche se la squadra avversaria si chiami Matera, Casarano o Francavilla, ecco le squadre che lotteranno sicuramente per i primi posti. E quindi bisogna avere anche pazienza, l'ho sempre detto, la stiamo avendo e piano piano questa pazienza ci sta permettendo ai ragazzi, io sono contentissimo di aver visto i ragazzi a fine gara. Finalmente contenti, li vedevo contenti di quello che si riusciva ad esprimere, ma non erano soddisfatti perché poi la motivazione, l'autostima la dà purtroppo la vittoria e quando poi alla vittoria unisce anche il gioco, la prospettiva non può essere altro che rosea.